326 casi positivi di coronavirus in Liguria, 170 quelli ospedalizzati, quasi 1300 le persone in sorveglianza attiva. La ASL 4 conta una prima vittima a causa del Covid-19 e un uomo di 64 anni ricoverato al Galliera. Nel tempo del coronavirus si amplia il servizio di telepace, aumentano gli spazi e i momenti in diretta per la preghiera. L'informazione si rinnova cercando di dare ulteriore voce al territorio. Fincantieri chiude per 15 giorni, fermo lo stabilimento di Riva Trigoso così come tutti i centri produttivi italiani. Lavoratori in ferie forzate e i sindacati chiedono invece la cassa integrazione straordinaria. Il Tiguglio a sostegno del reparto di terapia intensiva che aprirà nell'ospedale di Sestri Levante per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Avviate 3 diverse raccolte fondi. Costante la presenza delle amministrazioni comunali per monitorare il rispetto dell'ordinanza, ribadito l'invito a tutti di restare a casa. A Sestri Levante parte un servizio di ascolto telefonico per fare compagnia ai più anziani. Oggi il 7° anniversario dall'elezione pontificia di Francesco. Il Papa invita a pregare perché i pastori trovino il modo di accompagnare il popolo di Dio anche in questi giorni di pandemia. L'emergenza coronavirus ha rivelato la fragilità dell'uomo, a dirlo il pastore della Chiesa Evangelico Battista, che invita ad avvicinarsi interiormente a Dio e a riscoprire il valore della vita. Proseguono le lezioni online durante i giorni di chiusura delle scuole. Il Gianelli Campus di Chiavari ha fatto un video per ricordare ai ragazzi di essere responsabili e rimanere a casa. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Apriamo il nostro telegiornale come di consueto sugli aggiornamenti della situazione sul coronavirus. Purtroppo questa sera il Tiguglio conta una prima vittima deceduta a causa delle complicanze del virus. Si tratta di un uomo di 64 anni, residente nella ASL 4, trasferito ieri dal pronto soccorso di Lavagna all'ospedale Galliera e deceduto oggi per insufficienza respiratoria. Sono 326 ad oggi i casi positivi di coronavirus in Liguria, 65 in più rispetto a ieri, il punto fatto a Genova nel corso del consueto punto stampa della regione. Di questi 326 casi, i pazienti ospedalizzati sono 170, mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1289 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio regionale, 19 i deceduti. Nella nostra ASL risulta un paziente ricoverato in rianimazione, 238 quelli in sorveglianza. E troppi accessi impropri alla tenda di pre-triage dell'ospedale di Lavagna con la richiesta di eseguire il tampone. Lo denuncia la ASL 4, ricordando a tutti i cittadini che in base alla normativa vigente non possono uscire se non presentando sintomatologia. Devono allertare il 112 rimanendo a casa. Notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Saranno i sanitari a valutare i sintomi e prendere a carico il paziente. In base alle normative vigenti è fatto divieto al cittadino di accedere al tendone pre-triage per richiedere l'esecuzione del tampone, ma deve chiamare il cittadino il 112. L'ASL inoltre smentisce la notizia circolata su internet relativa ad una situazione di criticità e sovraffollamento del pronto soccorso di Lavagna, una fake news contro la quale si procederà secondo gli adempimenti di legge in materia di procurato allarme nei confronti della persona responsabile della pubblicazione avvenuta su Facebook. E si intensifica anche l'impegno della nostra emittente nell'informare i cittadini sull'evoluzione appunto della situazione coronavirus, e si ampliano anche i momenti di preghiera offerti ai fedeli della diocesi. Ce ne parla il nostro direttore. Cari amici, in questi giorni Telepace sta aumentando il suo servizio in questa situazione per essere più vicina ai suoi telespettatori. Abbiamo moltiplicato i momenti della preghiera, stiamo lavorando, i nostri giornalisti, i nostri tecnici si stanno impegnando grandemente per offrirvi un'informazione il più aggiornata possibile su quella che è la situazione del nostro territorio, e lo stiamo facendo su diverse piattaforme, sui canali televisivi, i vari canali televisivi di Telepace, su internet, sui social media, e lo facciamo anche con il rispondere alle domande che ci arrivano attraverso i messaggini, attraverso
la posta elettronica o le telefonate. L'invito che rivolgo ancora una volta a tutti è quello di rimanere in casa, di diminuire i contatti fisici, ma non quelli che possono passare attraverso altri strumenti senza infrangere le regole che ci sono state date. Telepace si inserisce in questa linea ed ha aumentato la possibilità di trovare spazi di preghiera. Magari possiamo dircelo anche, comunicarcelo tra amici, dire: guarda, c'è la messa, seguiamo la messa, abbiamo i vari appuntamenti che ci sono ricordati, c'è la preghiera del rosario, la Via Crucis nei venerdì di Quaresima, la adorazione eucaristica su un canale televisivo interamente dedicato per molte ore del giorno a questo appuntamento faccia a faccia con il Signore. Certo, lo strumento televisivo è un limite, ma fa parte del digiuno questo, fa parte del ridurre le possibilità a noi consentite abitualmente per comunque vivere questo tempo nella preghiera, lasciandoci toccare il cuore, facendo in modo che questa Quaresima sia, se possibile, ancora più ricca, perché la nostra preghiera sia a beneficio di tutti. Sappiamo che c'è un contagio che può raggiungere tutti, anche la preghiera porta un contagio positivo a beneficio di tutti. E da oggi dunque abbiamo trasmesso e trasmetteremo l'adorazione eucaristica in diretta dalla Cappella del Seminario Vescovile di Chiavari dalle 10 alle 17, il canale è il 115, Telepace 3. Ogni venerdì di Quaresima inoltre il Vescovo proporrà la Via Crucis in diretta dalla Cattedrale alle 20:30, questa volta su Telepace 1 al canale 15, il venerdì sarà quindi dato spazio alla Via Crucis, non ci sarà la recita del Rosario che resta confermato negli altri giorni della settimana, sempre in diretta alle 20:30 dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. I temi del lavoro adesso, ovviamente alla luce del coronavirus, è arrivata la decisione di Fincantieri di chiudere tutti gli stabilimenti produttivi. L'azienda ha deciso di fare un passo indietro alla luce degli aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus. Ha inviato direttamente da Trieste una comunicazione a tutti i dipendenti sulla chiusura degli stabilimenti fino al prossimo 29 di marzo. Si ferma quindi anche lo stabilimento di Riva Trigoso a Sesto Levante. Le tute blu torneranno ai cantieri, salvo nuove disposizioni il 30 di marzo. La posta in gioco, si legge in una nota, è estremamente importante. Tutti dobbiamo operare per limitare la progressione del contagio e al contempo intraprendere azioni in grado di non pregiudicare il futuro dell'azienda, si legge nella nota. L'azienda tuttavia ha deciso unilateralmente di procedere alla chiusura facendo ricorso alle ferie collettive e anticipandole rispetto alla prevista chiusura estiva, cosa non condivisa dai sindacati che adesso chiedono un tavolo di confronto per una soluzione condivisa che non penalizzi i lavoratori. Con questa decisione si rischia di scaricare solo sui lavoratori questo particolare momento che sta vivendo il Paese e Italia. Questo atteggiamento ci preoccupa perché non ci permette di trovare soluzioni contrattuali alternative e abbiamo espresso la nostra più netta perplessità. Queste le parole di CGIL, CISL e UIL, le federazioni dei metalmeccanici. Sentiamo a questo proposito le richieste del sindacato. Il cantiere è stato chiuso con l'utilizzo di 80 ore di ferie in maniera unilaterale dall'azienda, senza accordi. Noi invece abbiamo chiesto di poter utilizzare le nuove norme che sono state stabilite da pochi giorni, l'11 marzo del 2020, con il decreto della Presidenza del Consiglio, che stabilisce che in funzione di questo momento straordinario di contagio del coronavirus, per motivi igienico-sanitari si possa anche valutare di utilizzare la cassa integrazione. Quindi noi pensiamo che insieme a FIOM e speriamo anche WILM di poter intraprendere la strada dell'utilizzo di questi ammortizzatori sociali, anche perché noi siamo all'inizio dell'anno e quindi ci sono già degli accordi stabiliti rispetto alla chiusura di agosto, alla chiusura natalizia. Non possiamo pensare di gravare sulle spalle dei lavoratori con come minimo 200 ore di ferie, perché vorrebbe dire non avere la possibilità poi di fare ferie durante l'anno o comunque di mettergli un carico economico gravoso sulle loro spalle. Ci sono queste condizioni, crediamo che sia sbagliato procedere in maniera unilaterale come ha fatto l'azienda, e quindi è opportuno confrontarsi con le parti sindacali, anche perché
gli accordi sulle ferie non possono altro che farsi con la controparte, altrimenti non avrebbe motivo di esistere la RSU. Quindi crediamo che nei prossimi giorni ci possa essere la possibilità di trovare una soluzione condivisa, considerato che questo è l'inizio di un percorso. Probabilmente, speriamo ovviamente di no, però le condizioni stanno peggiorando anche nel nostro territorio. Speriamo che non arrivi il primo caso, però dobbiamo essere pronti a tutto, ad ogni tipo di emergenza, e quindi se dovessimo allungare il periodo di chiusura oltre al 3 di aprile, dobbiamo pensare in prospettiva che non possiamo fare un periodo infinito di ferie pagate e tutte a carico dei lavoratori. Anche la Virtus Entella, nel rispetto delle indicazioni della Lega di Serie B, ha concesso ai propri tesserati un periodo di 7 giorni di sospensione feriali dall'attività sportiva con decorrenza immediata. Da domani, sabato 14 marzo, il servizio di linea di ATP esercizio sarà soggetto ad alcune modifiche. Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì saranno effettuate solo le corse con validità non di scuola. Nelle giornate di sabato, inoltre, saranno effettuate le corse festive. A partire da lunedì prossimo saranno sospesi il servizio della linea C2 a Chiavari, il servizio DAI per San Terenziano a Chiavari. Sempre da lunedì il servizio Chiamabus a Recco sarà attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. ATP esercizio ha attivato il numero dedicato, è lo 0185 373323, e un'app informativa che da tempo era in fase di studio, attivata sul canale Telegram denominato ATP esercizio, dove trovare in tempo reale le informazioni relative alle attività aziendali. E si moltiplicano anche le iniziative di solidarietà per il mondo della sanità impegnato a combattere la battaglia contro il coronavirus. Diverse le realtà che a Sest Levante e non solo hanno promosso una raccolta di fondi da destinare all'ospedale sestrese. Hanno fatto così anche una serie di associazioni di Moneglia. Attraverso un sito internet è possibile effettuare un versamento, anche piccolo, per sostenere il nascente reparto di rianimazione del nosocomio di Sest Levante. Sentiamo. L'ospedale di Sest Levante ha predisposto dei posti letto per la terapia intensiva per affrontare l'emergenza coronavirus. Il nostro aiuto è necessario, anche piccolo, anche poco, anche il costo di un caffè. Uniti si vince. È il messaggio che lancia la campagna di raccolta fondi promossa da 3 associazioni di Moneglia, la Croce Azzurra Monegliese, l'Associazione Il Barattino e il Consorzio degli Operatori Turistici. Le donazioni sono possibili attraverso il sito internet www.gofundme.com cercando raccolta fondi ospedale Sest Levante. Prima di iniziare la campagna è stata preventivamente contattata la direzione dell'ASL 4. I soldi raccolti verranno spesi per aiutare in questa difficile situazione il nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale sestrese, nato in risposta all'emergenza coronavirus. L'idea di questa raccolta non è un'idea che è nata dalla Croce Azzurra. In realtà è stata un'idea di una giovane famiglia monegliese che ha preso i contatti con l'ASL, ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e poi ha avviato questa raccolta. Allo stesso tempo anche gli operatori turistici di Moneglia, che incominciavano ad avere richieste di cancellazione, si sono domandati cosa potessero fare. E quindi alla fine abbiamo deciso tutti di unire le forze, noi della Croce Azzurra, che siamo impegnati, come lo sapete, da sempre a favore della popolazione, il Consorzio degli Operatori Turistici e l'Associazione di Promozione Sociale Il Barattino, che sono sicuro molti di voi conosceranno perché avvia un sacco di progetti a costo zero a favore della scuola, a favore dell'ASL e anche a favore della Croce Azzurra. Adesso, nel pomeriggio di oggi, la raccolta ha già superato i 20.000 euro, ma l'obiettivo che ci siamo dati è quello di raggiungere i 50.000. Non un euro di quello che raccogliamo rimarrà nelle nostre tasche, nelle tasche della Croce Azzurra o delle altre associazioni interessate, ma tutto verrà devoluto all'ASL, che già oggi ci ha chiesto quando è che faremo il primo versamento. Evidentemente la situazione è molto molto meno florida di quanto si possa immaginare. E così aiutateci tutti a sostenere i nuovi posti letto di terapia intensiva che verranno realizzati a breve. E mi raccomando, stiamo uniti perché ce la faremo.
Questa è una delle iniziative, ce ne sono anche altre, andiamo a vederle insieme. È sempre una raccolta fondi a sostegno del nascente reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sesto Levante. È stata promossa dal CIV di Via Nazionale a Sesto Levante, nata dall'idea del vicepresidente Lenka Malafarina, in collaborazione con Confesercenti Tiguglio, RV Consulting Comune e ASL 4. Le donazioni di qualsiasi importo possono essere versate solo tramite bonifico bancario online e vediamo proprio in sovraimpressione. Dovremo vedere l'IBAN che appunto permette di effettuare una donazione a favore di questa raccolta fondi. Non è ammessa in questo caso la raccolta fondi porta a porta. Ecco, vediamo proprio la regia che opportunamente ci fa vedere l'IBAN su cui effettuare le donazioni. Lentella nel cuore anche lancia una campagna di raccolta fondi online sul sito, questa volta gofundme.com, e per poter aderire si può donare qualsiasi cifra, anche il costo di un caffè, e tutte le offerte saranno gradite. La campagna la troviamo sia sul sito della Virtus Entella, entella.it, o anche sul nostro sito teleradiopace.com. Vediamo il link a cui è possibile accedere per avere le coordinate necessarie per effettuare la donazione. In questo caso, il denaro raccolto dalla campagna della Vintella nel Cuore andrà ad integrare la cifra messa a disposizione dal Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Restate a casa, l'abbiamo sentito, non ci stancheremo di ripeterlo, è l'appello che da più parti viene ribadito a gran voce per un comportamento responsabile chiesto a tutti. Per venire incontro alle esigenze delle persone in difficoltà si sono attivate le amministrazioni comunali con diversi servizi. Vediamo se è rilevante. Restare a casa, un sacrificio di pochi giorni per un beneficio che sarà sicuramente ben più lungo e duraturo. Si moltiplicano da più parti gli appelli a tutta la popolazione a rispettare i provvedimenti decisi dal governo per limitare e fermare la diffusione del coronavirus. I controlli da parte delle forze dell'ordine sono costanti e necessari, visto il comportamento irresponsabile di alcuni che mettono a rischio la salute pubblica prima che la propria. Tutti, nessuno escluso, devono fare la propria parte. Dai più piccoli, chiusi in casa a occupare con la fantasia e la creatività i pomeriggi e le mattine improvvisamente senza scuola, fino agli anziani, sicuramente la categoria sociale più a rischio contagio e complicanze. Ma sono proprio loro a volte quelli che patiscono maggiormente la reclusione forzata e vorrebbero poter uscire di casa per scambiare almeno qualche parola. Un bisogno a cui proprio in questi momenti sono chiamati a rispondere le altre generazioni, i figli, i nipoti, i parenti. L'invito per loro è di alzare la cornetta e accompagnarli, anche se a distanza, per un pezzo della giornata. Un bisogno a cui proprio in questi momenti sono chiamati a rispondere le altre generazioni, i figli, i nipoti, i parenti. L'invito per loro è di alzare la cornetta e accompagnarli, anche se a distanza, per un pezzo della giornata. Un bisogno a cui provano a rispondere anche le amministrazioni comunali, sia con la spesa a domicilio, servizio richiesto e attivabile dalle persone anziane stesse, sia anche con servizi innovativi, come quello messo in campo da Sestri Levante. Abbiamo chiamato, ti telefono a casa, rivolto agli anziani soli, che magari sono davvero messi in difficoltà da questa situazione di isolamento e non hanno nessuno in casa, non hanno nessuno in famiglia con cui scambiare due chiacchiere. Non è assolutamente un servizio di informazione sanitaria o di supporto psicologico, nel modo più assoluto, ma è semplicemente un servizio di incontro, di socializzazione, di dare la possibilità a chi è solo, e quindi agli anziani, alle persone più fragili, di scambiare due chiacchiere con persone che volontariamente sono contente di parlare con loro. È attivato dalla persona stessa, c'è un numero di telefono da chiamare per poi poter a sua propria volta essere richiamati, ma il primo passo lo deve fare la persona anziana. Sì, il numero, che è un numero comunale, è il 320 437 0025, e dopodiché la persona viene richiamata proprio per poter chiacchierare un po'. Sosta gratuita per le auto nelle aree blu della città di Sesto Levante, per coloro che sono obbligati a spostarsi per le ragioni inderogabili previste dal decreto del governo, lo chiede il consigliere d'opposizione di Sestri, Marco Conte, che in merito ha scritto all'amministratore di Mediterraneo Servizi, Marcello Massucco. Decisione in questo senso presa invece già dall'amministrazione comunale di Chiavari, lo leggiamo sulla pagina Facebook del sindaco Marco Di Capo. Dopo la consueta riunione con la task force comunale, questa mattina ho preso la decisione di rendere
essere gratuiti i parcheggi a Chiavari a partire da lunedì 16 marzo fino a venerdì 3 aprile. Questo non per favorire gli spostamenti e le passeggiate, si legge nel messaggio, ma per permettere a chi risiede in queste zone di girare a piedi il meno possibile. Tutto ciò si traduce in minori entrate nelle casse comunali che non andranno a incidere né sull'igienizzazione in corso né sulle manutenzioni e i servizi sociali. Anche il comune di Lavagna si unisce al coro degli appelli che chiedono alle persone di restare a casa. Per le persone più fragili è stato attivato il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio. I residenti over 65 anni che non possono contare su una rete familiare ed amicale possono richiedere il servizio contattando l'ufficio servizi sociali da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12. Il numero di telefono è il 334 17 93 908. Una volta alla settimana le assistenti domiciliari acquisteranno e consegneranno al domicilio delle persone interessate alimenti e farmaci necessari, il cui costo sarà sostenuto dai beneficiari. Anche Casazza Ligure si muove per iniziative a sostegno delle persone più fragili. Sentiamo il sindaco. Com'è la situazione a Casazza? Sì, a Casazza Ligure la situazione la stiamo vivendo con una certa preoccupazione, come doveroso, ma le persone stanno rispondendo bene, dimostrano un grande senso di responsabilità. Voglio anche ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando, i volontari, i medici, gli infermieri e voglio dire oggi i commercianti che stanno svolgendo un servizio di pubblica utilità, dimostrando veramente anche un po' di coraggio perché volevano stare a casa anche loro, ma per dare un servizio alle persone che hanno bisogno di fare la spesa, faccio un esempio, sono presenti tutti i giorni utilizzando le dovute precauzioni, mantenendo le distanze, ma fanno un servizio essenziale, quindi li volevo ringraziare. Dal punto di vista sanitario, dell'isolamento fiduciario, che situazione avete a Casazza? Al momento fortunatamente casi positivi confermati non ne abbiamo. Abbiamo la comunicazione da parte di ASL, che sta gestendo giustamente la cabina di regia in tutta questa situazione, 15 casi di isolamento fiduciario, quindi persone che stanno a casa nella cosiddetta quarantena, e noi come comune dobbiamo dare la giusta assistenza sociale, virtuale, cibo, approvvigionamento e lo smaltimento, faccio l'esempio, dei rifiuti, però loro sono seguiti direttamente dalla ASL, stanno bene al momento. Loro appunto il lavoro della protezione civile, anche per gli anziani c'è un filo diretto con loro e sono loro che attivano questo servizio. Abbiamo attivato un servizio per gli anziani, potete contattare l'ufficio del comune, l'ufficio sociale del comune, dei servizi sociali, risponderà l'assistente sociale e questo servizio è molto importante perché dà la possibilità alle persone, non solo anziani ma fragili, immunodepresse, che hanno delle difficoltà di poter avere a casa la spesa direttamente, di poter avere le medicine a casa, quindi il servizio farmaci a casa, ringrazio anche che le farmacie che sono molto disponibili, possono contattare quindi l'ufficio se hanno delle difficoltà, se non hanno delle reti amicali, se non hanno la famiglia che li può sostenere, questo servizio proseguirà tutto il giorno, per tutti i giorni dell'emergenza. Voglio a questo punto ringraziare veramente l'ufficio servizi sociali che stiamo mettendo tra virgolette un po' sotto stress, però lo sta facendo con grande senso anche di comunità e questo è un bel segnale anche per i dipendenti pubblici. E ripetiamo, attenzione alle truffe, nessuno si presenta a casa senza essere chiamato, senza essere invitato a farlo. Sì, rispondete solo ai numeri ufficiali, chiamate solo i numeri ufficiali. Anche il sindaco di Portofino, Matteo Iacava, ringrazia i titolari delle ditte edili e tutti i lavoratori che con autonoma decisione e grande senso di responsabilità civica hanno sospeso l'attività lavorativa sul territorio comunale a tutela della salute dei lavoratori e della cittadinanza, anche se non obbligati dai decreti ministeriali in essere. Leggiamo il messaggio sulla pagina Facebook del comune di Portofino. Colgo l'occasione, continuo al sindaco, per ringraziare il comandante e tutta la polizia locale che in questa emergenza sanitaria sta operando sul territorio comunale controllando le persone in circolazione sia veicolare che pedonale e invitando la popolazione a rimanere a casa. E serve l'impegno di tutti perché questa situazione finisca il prima possibile, così il sindaco di Mezzanego, Danilo Repetto, invita i cittadini a rispettare le disposizioni del decreto contro la diffusione del coronavirus. Il comune, insieme ai volontari della Croce Bianca Rapallese, mette a disposizione un servizio di spesa a domicilio per gli over 65 e per chi si trova in isolamento precauzionale. È sufficiente chiamare dalle 7.30 alle 12 i numeri 340 33 74627 oppure 0185 33 60 85. Sentiamo il sindaco. Come sapete, il governo ha inasprito le misure per contrastare il diffondersi del coronavirus.
In poche parole, dobbiamo stare tutti a casa. Devono uscire solo chi deve andare a lavorare per fare la spesa. Anzi, vi ribadisco che con la Croce Bianca Rapalese abbiamo attivato anche il servizio di consegna delle medicine e della spesa, per cui chi non vuole uscire è sufficiente che chiami in comune o direttamente la Croce Bianca e gli verrà recapitata la spesa al domicilio e anche le medicine. È una situazione complicata, ma credo che se useremo tutti il buon senso ne usciremo presto, per cui cercate di stare a casa. Limitate i contatti solo con i familiari conviventi, facciamo questo sacrificio. Si tratta di una cosa che se faremo tutti avrà durata di una quindicina di giorni, dopodiché vedremo i primi risultati. Voglio anche salutare e ringraziare gli operatori, i medici, gli operatori, gli infermieri, gli OS, chi lavora negli ospedali, che sono in prima linea per sconfiggere questa malattia. E anche per aiutare loro dobbiamo stare in casa, perché se stiamo in casa diminuiamo le possibilità di contagio e permettiamo a loro di lavorare meglio negli ospedali. Spero veramente con gli altri sindaci che poi potremo anche aiutare queste strutture con una raccolta di fondi o qualcos'altro quando ci sarà la possibilità di fare questo tipo di operazioni. In questo momento dobbiamo cercare di stare a casa, continuando anche a lavorare da casa, come sto facendo io in questo momento. Mi raccomando, abbiate cura di voi, non uscite, e il comune comunque, i funzionari e i dipendenti sono al lavoro e a vostra disposizione. Se avete necessità telefonateci, e cercheremo di rispondere, di essere sempre presenti come lo siamo sempre stati. Il Papa adesso, sono trascorsi esattamente 7 anni con Papa Francesco, il 13 marzo del 2013 veniva eletto pontefice Jorge Bergoglio e prosegue il suo ministero missionario al servizio della Chiesa e dell'umanità, anche in questi giorni di emergenza per la pandemia coronavirus. Questa mattina la messa a Santa Marta con un invito ai sacerdoti. Sentiamo. Il 7° anniversario dall'elezione pontificia di Francesco cade in un periodo di emergenza in cui l'umanità deve fronteggiare la diffusione dal coronavirus. Per questo Francesco, durante la messa trasmessa in diretta streaming da Santa Marta, ha invitato i fedeli ad unirsi ai malati e alle famiglie che soffrono per questa pandemia. Vorrei anche pregare oggi per i pastori che devono accompagnare il popolo di Dio in questa crisi, che il Signore gli dia la forza e anche la capacità di scegliere i migliori mezzi per aiutare. Le misure drastiche non sempre sono buone, per questo preghiamo perché lo Spirito Santo dia ai pastori la capacità e il discernimento pastorale, affinché provvedano misure che non lasciano da solo il santo popolo fedele di Dio, che il popolo di Dio si senta accompagnato dai pastori e dal conforto della parola di Dio, dei sacramenti e della preghiera. Nell'omelia Francesco ha poi ricordato l'importanza e la responsabilità di essere il popolo eletto da Dio. Il Signore ci fa una promessa di guardare avanti, con speranza e vivere ogni giorno in fedeltà con Lui, ma dobbiamo ricordare che si tratta di un dono e non di una proprietà. Il popolo deve sempre custodire nella memoria la elezione, che è un popolo eletto, la promessa per guardare avanti in speranza e l'alleanza per vivere ogni giorno la fedeltà. E alla luce del legame tra la città di Rapallo e Nostra Signora di Montallegro, la sua santa patrona, domenica alle 11 il rettore del santuario Don Gianluca Trovato celebrerà una messa straordinaria affinché la Vergine preservi la città in questo momento particolarmente difficile. La funzione religiosa a cui seguirà la benedizione con il Sacro Cuore del Retro verrà officiata a porte chiuse. I fedeli potranno però seguire la santa messa in diretta sulla pagina Facebook del comune di Rapallo.
E l'emergenza coronavirus ha rivelato la fragilità dell'uomo, a dirlo il pastore della Chiesa Evangelico Battista Martin Ibarra I Perez, che invita ad avvicinarsi interiormente a Dio e a riscoprire il valore della vita. Sentiamo. Anche la Chiesa Evangelico Battista di Chiave di Adapallo sta vivendo un momento di distanza, come tutte le comunità religiose. Tutti i centri sono chiusi, sono state rinviate le riunioni e gli incontri. Si cerca di tenere i contatti con i fedeli in diretta su Facebook o sul sito istituzionale, per stare così vicini soprattutto alle persone più fragili. È un tempo propizio, dice il pastore Martin Ibarra I Perez, per riflettere sulla propria vita. Si è rivelata la nostra fragilità, ci siamo scoperti all'improvviso fragili. Abbiamo riscoperto che la routine che ci aveva imposto questo ritmo di vita frenetico, di vivere sempre all'esterno, doveva in qualche modo cambiare. Credo che è un momento per avvicinarci interiormente a Dio, per riscoprire la preghiera, la meditazione personale e per riscoprire il valore della vita, quanto sia imprescindibile sostenere in tutti i modi la vita. E questo credo che è una lezione che possiamo imparare in questi giorni. Anche il pastore Ibarra consiglia fortemente di non uscire, di non mettere in pericolo se stessi e gli altri, di non condividere sui social tutti i messaggi che arrivano, soprattutto se non verificati, e di non lasciarsi prendere dal panico. Non disperatevi, non state sempre lì ad ascoltare notizie, fate le cose che non riuscite a fare normalmente, dunque leggere, scrivere, parlare al telefono con le persone che amate, pregare, ascoltare dei messaggi che possano essere edificanti e tenere sempre alto il morale. Vinceremo anche questa. Il coronavirus ha colpito pesantemente anche il settore ittico della Liguria, dallo strascico alla piccola pesca, e ferma in porto la maggior parte delle imbarcazioni. Le lampare, che dovrebbero avuto iniziare a fine maggio la stagione della pesca all'acciuga, hanno deciso al momento di non armare le barche, non potendo garantire la distanza necessaria tra l'equipaggio e non avendo, una volta giunti a terra, garanzia della vendita del loro pescato. L'allarme è stato lanciato da Coldiretti Liguria, che lamenta un crollo della domanda di pesce fresco. E nei diversi istituti scolastici del territorio proseguono le lezioni online a distanza per gli studenti. Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo Gianelli Campus di Chiavari ha deciso anche di inviare un messaggio ai propri studenti per invitarli a seguire le direttive del governo. I docenti e il personale della scuola hanno realizzato un video con lo slogan "Io resto a casa". Lo vediamo. Lascia il virus fuori dalla porta. Virus, hai capito che devi fare? Te ne devi andare. Io resto a casa. Resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Resta a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Resta a casa. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Resta a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Resta a casa. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta, resta a casa. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta, resta a casa. Hashtag, io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta, resta a casa. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta, resta a casa. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta, resta a casa. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Resta a casa. Io resto a casa. Lascia il virus fuori dalla porta. Resta a casa. Io resto a casa. E diversi in questi giorni le iniziative anche per, attraverso i social network, mantenere un contatto e mantenere alto anche l'umore per portare avanti questa battaglia contro il virus. Abbiamo visto anche sui social network i disegni dei più piccoli. È iniziata oggi un'iniziativa che vede i musicisti o coloro che possono impugnare uno strumento affacciarsi alle finestre alle 18 e far sentire appunto alcune note. È successo così questo pomeriggio anche a Levi, intorno alle 18 i fratelli Trabucco
Nabucco, che abitano vicini, hanno dato vita ad un piccolo concerto sulle note Ma di Se che penso, e abbiamo raccolto questo momento di condivisione. Vediamo. Sulle note dell'inno alla gioia si conclude questa edizione di Tiguli Oggi. Vi ricordiamo che questi momenti possono essere anche condivisi attraverso la nostra emittente, che cerca ovviamente di dare informazioni sul virus ma anche tenere alto l'umore delle persone che ci stanno seguendo. In questo caso vi rinvio il numero di telefono a cui poter inviare messaggi via WhatsApp o la nostra posta. Il numero di telefono è 335-6165-850. La mail è redazione@teleradiopace.com. Se fa piacere alle persone possono anche condividere con noi questi momenti e tramite noi anche a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie per essere stati con noi, si conclude questa edizione di Tiguli Oggi, l'informazione torna domani mattina con Marco Revello alle 7.30, il nostro TG Rassegna Stampa e continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie ancora e buon proseguimento di serata.